siamo con Porcello, il professore Porcello, molto conosciuto a Cicala e anche a Nova. Di Cicala, in modo particolare, cosa ci vuole raccontare? Voglio raccontare che il castello langue in una situazione di degrado e di pericolo di crollo. E non si riesce ad avere nessun intervento, quantomeno per consolidarlo. Il borgo è abbandonato a se stesso, anche quelle poche cose. E il papavero? Il papavero, per quello che può un'associazione di cittadini, si interessa, ma penso che è la città di Nola che non risponde e non sa valorizzare un patrimonio storico, ambientale, paesaggistico. Ma ci sono ancora balordi che vengono? Ci sono sempre i balordi che vengono, perché essendo un luogo poco abitato, vengono per restare tranquilli e fare le loro cose, i drogati ed altro. Che chiediamo all'amministrazione? Chiediamo di essere più presente. Più presente e di prevedere almeno un paio di fotocamere a vigilare il borgo e il castello da intrusi, da malintenzionati, da drogati. E ultimamente c'è stato uno sfregio al castello con quell'iscrizione. Quello l'hanno fatto sempre. Fin quando c'era il parco letterario, che è molto strano, che un parco letterario nato con sede nel castello viene riportato tutto in città, abbandonando la sede di sopra, prendendo marciere planetari, non dando possibilità alle scuole di visitare i luoghi. Ma il planetario attualmente? Il planetario sta marciando. Sta marciando. Letteralmente marciando. È un planetario importante. È un planetario che era gemello di quello di Città della Scienza, quando fu bruciato quello di... Prima dell'incendio, Prima dell'incendio. Quando ci fu l'incendio, il sottoscritto propose umilmente di donarlo a Città della Scienza per fare almeno, visto che qui non facevano funzionare niente, e mi fu negata questa cosa, e è morto. Sono morti con il planetario 230 milioni circa di fondi europei che servirono per acquistare. Attualmente è chiuso, le chiavi sono dai frati che sono i proprietari e c'è poco interesse a spingere affinché questo bene tornasse ad essere quantomeno pubblico per l'uso. C'è poco tempo da dedicare a Cicala, purtroppo sono tutti affaccendati in altre cose. Giordano Bruno, meno male che il sindaco pare che voglia fare qualche cosa, ha già fatto qualcosa mettendo un po' di asfalto, anche se l'asfalto non sta bene nel borgo, però almeno qualcosa si è visto.